Arrivano anche ad Arezzo le unità di strada, è stato infatti presentato il progetto Arezzo Città Sicura e Coesa. Nei prossimi giorni uscirà un bando volto all'istituzione delle unità di strada, rivolto principalmente a soggetti del terzo settore. Uscirà un bando, verrà chiuso prima possibile, per selezionare soggetti che presidieranno la città durante la notte e che faranno un po' quel punto di connessione tra i servizi sociali e le forze dell'ordine. Una mappatura del territorio per capire non soltanto chi c'è fuori di notte o chi chiede elemosina o chi manifesta bisogni, ma una mappatura che è funzionale a dare risposte ma anche a creare sicurezza. Ad Arezzo la sperimentazione durerà un anno, partendo tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017. Nel bando è previsto per il vincitore un contributo comunale pari a 6.000 euro per 12 mesi. Questa sarà un'attività a supporto di quella delle forze di polizia. Un'attività che è, raccoglie quella che è una zona grigia, perché dovremo praticamente mettere più a fuoco come intervenire nei confronti di persone che hanno dei trascorsi, dei percorsi di vita particolari e quindi non si può intervenire con la forza, nel senso, se sono persone che hanno un approccio alla vita diverso dal nostro, che vanno comprese, e bisogna contribuire non solo e così si contribuisce non solo al miglioramento della qualità della loro vita, ma anche una situazione generale che migliori, che spinga una città migliore sotto tutti i punti di vista. E quindi ecco, questa è l'attività e sarà questo il modo di intervenire. Sarà un esperimento, ma secondo me molto importante, perché farà il quadro di una situazione che tutti conoscono ma che nessuno ha messo a fuoco.